Un gol pazzesco per il 3-0. Vince clamorosamente il Super Derby. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video con un Fede senza voce perché sto ancora recuperando, visto che sabato, il 14 maggio, c'è stato il Super Derby degli YouTuber, il secondo ed ultimo di questa stagione, dopo quello dell'andata, tra virgolette. Quindi le due che avevano vinto il derby degli YouTuber all'andata erano state Milan-Roma, si sono affrontate. Francamente non ricordo come sia finita quella partita, un vuoto in questo momento. Fatto sta che al ritorno si è ribaltata completamente la situazione, perché il derby, o meglio i derby, li hanno vinti prima l'Inter a febbraio contro il Milan, poi la Lazio ai calci di rigore contro la Roma, e come sempre non potevo che portarvi con me, perché poi in ogni evento c'è qualcosa di diverso, dandovi peraltro qualche spoiler in più, perché tra pochissimo vi dirò quando ci sarà la YouTuber Summer Cup. Prima di partire però ovviamente non posso che invitarvi a lasciare un like per supportare questo video, iscrivervi al canale per supportare il canale, attivare la campanellina per non perdervi i nuovi contenuti in uscita. Poi ricordatevi anche di seguirmi su Instagram, che è un'altra cosa fondamentale per rimanere più in contatto con me e per scoprire quando ho le telecronache. Ma tornando a noi, Super Derby degli YouTuber. Voi sapete, mio compito è un compito complesso, senza dubbio, perché io sono l'organizzatore, l'ideatore di questo format, però sono anche il capitano della squadra che è arrivata a un passo dal giocarsi questo Super Derby e poi non c'è riuscita perdendo ai rigori, perché il calcio è così. E quindi la mattina dell'evento, del 14 maggio, stavo un po' rielaborando il tutto e la situazione era più o meno questa. Buongiorno, è una bellissima giornata, eh? Un bellissimo sabato 14 maggio, è tutto bellissimo tranne me, perché insomma mi servirebbe una plastica, stiamo sempre là, ma comunque sono carico, sì, anche se non posso mentirvi, ho sensazioni contrastanti, emozioni contrastanti in questo momento, perché tanto non ho voce, questa è la prima cosa, devo fare una telecronaca, oggi non ho voce, mi sembra un'ottima partenza per questo vi porto con me al Super Derby, però sono due giorni che sto così e quindi bisogna cercare di contenere, di fare i professionisti, mi preoccuperei se avessi una telecronaca con DAZN, però oggi c'è Sick che mi aiuta, quindi si può fare, però vi dicevo emozioni contrastanti. Perché non posso mentirvi, sono carico, sono felicissimo, perché quando ci sono questi eventi sono fomentato, passiamo un bel pomeriggio tutti insieme, quindi questa è la cosa più importante. Però se la ragiono non da organizzatore ma da capitano della Roma, ancora ripenso a quei rigori, avrei voluto giocarla io questa Supercoppa e non ci siamo, quindi è un peccato. Questa comunque è la scaletta, molto semplice, fatta giusto per darci delle idee. Questi gli orari che, ragazzi, dovete sapere non verranno mai rispettati, perché fin dall'alba dei tempi non abbiamo mai rispettato un orario, che sia uno. Poi tra l'altro qui leggete in caso di parità calci di rigore, e questa sta diventando una costante. Infatti fatemi sapere subito qui sotto nei commenti se secondo voi questo Super Derby andrà ai calci di rigore, come il derby di Roma andata e ritorno e il derby di Milano dell'anno scorso. In ogni caso sono le 12.53, quindi direi di cominciare ad avviarci, che sennò veramente non rispettiamo neanche un orario. Quindi prendiamo la scaletta, prendiamo i palloni, disponiamo tutto in macchina assieme al restante attrezzatura e soprattutto le cose fondamentali, cioè non questo tavolino, ma che poi è uno sgabello, ma la coppa la vedete lì in basso? Dopo ve la faccio vedere meglio. Ragazzi, fa un caldo della Madonna, diciamo che per questo motivo non mi dispiace non giocare oggi, anche perché se avessi giocato io essendo l'organizzatore avrei messo la partita alle 5. Io comunque volevo vestirmi elegante, no? per l'occasione, per arrivare lì bello, ma se il clima è questo arrivo lì che sembro uscito da una sauna. Oh. Sei per strada? Sto per strada, sto a metà strada, sto arrivando. Bravissimo, così mi piaci, professionale. Dai, ma lo sai che oggi tu fai la prima voce, vero? Perché io non ho voce, sto malissimo. Mo quando ci vediamo ti do due schiaffoni dietro, vedrai che ti torna tutta la voce e io torno a fare il Beppe Bergo. Ragazzi, siamo appena arrivati al Ciriaci, la temperatura se possibile si è anche alzata e la prima visione di un essere umano, che essere umano, è un super saiyan in realtà, non è un essere umano, è il grandissimo e inimitabile. Cioè, quanto sei bello. Grazie. Lui, ragazzi, è il nostro fonico. È arrivato quel momento, signori, siamo in campo.
Certo che entrare al Ciriaci non per giocare, ma per commentare è una sensazione nuova, una sensazione, come vi dicevo, contrastante. E quindi nulla, insomma, ci godremo comunque questo pomeriggio. Pallone in campo, vediamo un po' se il piede del Marconi è caldo. Palo, nel dubbio, il palo c'è sempre. Allora, abbiamo già un primo tifoso qui, come ti chiami? Manuel, che insomma è chiaramente della Lazio, giusto? No. Oh, beh, giustamente, se l'ultima volta era Roma-Lazio, qui è Inter-Lazio, c'è qualità. Occhio perché non arrivano solo i tifosi in anticipo, anche i calciatori, giustamente, borsone tattico, ok? Quindi anche tu giochi con la Lazio oggi, giusto? No. Quasi. Sarà... Comunque, complimenti. Non la tocco. Giusto, Scarazzi, non si tocca. La toccheremo dopo. Benissimo. Siamo tornati in campo perché voglio farvi vedere a cosa serviva quello sgabello di legno. Eccoci qua. Dai, esteticamente ci abbiamo provato, la situazione è di quelle importanti, sembra quasi un contenuto di qualità. Chissà chi l'alza, perché qui il nostro Davide Bonolis ha detto l'alzo dopo, testuali parole, è convinto. Vediamo che succede. Ciao ragazzi. Ciao. Dai un po' il 5. Di che squadra siete? Roma. Roma? E oggi purtroppo non giochiamo noi. Vabbè. Oggi chi ti fate non essendoci la Roma? L'Inter. L'Inter, dici meglio perché la Lazio non si può ti fa. Dai. Tu anche con le stampelle sei venuto? Sì. Grandissimo. Come ti chiami? Mattia. Federico, piacere, grande. Di che scuola sei? Juve. E perché stai qua? Carissimo. Oh, sì, Wolf. Sì, Wolf, sta riprendendo. Che bello che... Ciao, ciao, ma tu che fai qui? Mamma mia, che... perché io gioco con la Lazio, no? Vediamo. Hai visto che bello che sei? Ma tu quindi oggi sei talismano perché c'è veramente chi tifi oggi? Io tifo la Lazio. Avresti dovuto dire io tifo il calcio. A me gli interisti mi stanno sul cazzo. Peggio dei laziali? Sì, qualche due. Senti, ma la vedi la coppa laggiù, Fede? Quella che noi non alzeremo. Esatto, bravo. Ragazzi, è vero che la Roma oggi non gioca, ma in realtà sì. Perché il nostro cameraman di fiducia, Giacomino. Ma questo sono i doni. È vero, è bello, ma questo è speciale. Ma questo è speciale, l'anno dello scudetto. Bellissimo, bellissimo. Edizione limitata. Sì. Forza Roma. Ciao fratello. Complimenti. Per la vittoria. Questo grazie l'ha detto mille. Lei. Ma lei comunque è tornato più alto da Los Angeles, può essere? È tornato direttamente dall'America. Com'è possibile? Lei è sempre più bello. Complimenti. Il capitano de... No, però vabbè, chi lo sa il futuro che emozioni può regalarci? Il pallone Federico. D'oro. E Samuel, piacere. Perché siete due persone diverse. Lui, salve. Sì, ci dormiamo al pallone d'oro. Allora, ragazzi, spoiler. Non sono un ragazzo che flexa. Okay. Però mi fanno, guarda, abbiamo ogni volta d'oro. Che c'è un evento di YouTube, pallone d'oro. Giusto. Mi fanno, guarda. E ora abbiamo pagato. Hai dimenticato il tuo pallone d'oro in macchina. Detto, ma davvero ce l'avete? Ma sì, se vuoi flexarlo. Ma sì, ma giusto. Anzi, adesso tu metti in campo così, Bellissimo. Che qualità. Che qualità. Comunque. È un evento talmente serio, vi parlavo di Matteo Filipponi prima, eccolo qui, mentre fa finta di suonare qualcosa proprio perché sa di essere ripreso. È andata così. Ma scusi, ma lei deve giocare e c'ha la birretta prepartita. Questo è per darci la carica, compriamo lo sponsor. Ma scusi, lei fa il capitano? È il vero capitano? Allora, c'è una motivazione seria. Ah, Luca. Dalla finale di Coppa Italia sì. Vinta, non ho ancora smesso. Ah, scusi, posso? Posso? Prego, prego. A questo punto mi permetto. Prego. Io non gioco, quindi posso. Il primo suo. A posto. Grazie. Valigia, occhiale. Ah, sono a Roma, finalmente un po' di sole. Però no. Oggi tocca a lei, l'altra volta era in vacanza, oggi lei gioca. In vacanza, pronostico rapido. Riusciamo a vincere questa partita importante. Vediamo un po', beh sì, Magliani. Forza Inter! L'ha detto, poteva non dirlo ma l'ha detto, scelte. No, vabbè, non è. Forse meglio giocarsi. Simo. Quindi non è che è così facile venite a levare la palla. Con calma, la stoppate e cercate le gavine. Grande. Certo, è più bello parlare con la maglia della Roma sta giocata, ma va bene. E tra l'altro è la prima volta che io e te commentiamo una partita, un derby degli youtuber a Roma, qui con la Lazio presente senza giocare. Oh, calma, che bello. Ma quali devo guardare? Entrambe. Allora, Maro. Esatto, pronti? Pronto, partiamo. Ed ecco
eccoci qui, quasi tutto pronto per partire, ma prima bisogna sentire i due capitani. Un capitano inedito come Luca Nerazzurro, uno che era capitano inedito perché anche tu avevi sostituito Sespo ai tempi e poi sei rimasto con la fascia al braccio. Una stagione molto interessante, emozionante, piena, no, di colpi di scena. Si parte con il primo tiro al pallone di Savage, quindi il primo possesso della Lazio. E poi c'è stata la partita. Non posso dirvi, ovviamente lo sapete com'è finita, posso dirvi che è stata una partita clamorosa. Clamorosa, voi direte, ma ce lo dici sempre, vi deludo mai? Cioè, sono partite quest'anno, sono state partite incredibili. E quindi domenica 22 maggio alle ore 12 potrete godervi il video e poi mi fate sapere se avevo ragione, questa è una cosa molto molto importante. Detto questo, voi fatemi un pronostico qui sotto nei commenti. Chi ha vinto il Super Derby? Chi ha alzato la coppa? La Lazio di Gigi o l'Inter di Luca Nerazzurro, che era capitano per questa partita? Fatemi sapere la vostra, prima ovviamente della fine del video, come promesso non posso che svelarvi le date della YouTuber Summer Cup 2022. L'evento si terrà a Roma, al Centro Sportivo Ciriaci, il 2 e 3 luglio, che sono un sabato e una domenica. Per tutto il pomeriggio, fino a sera, saremo lì, l'ingresso è gratuito, quindi dobbiamo riempire il centro sportivo. Ovviamente poi usciranno i tre video, come lo scorso anno, nelle settimane successive. Ma se volete godervi l'evento dal vivo, noi siamo lì. Ovviamente, prossimamente scoprirete tutte le info, tutte le squadre, tutti i giocatori e quest'estate scoprirete chi vincerà la YouTuber Summer Cup. Quindi, signori, per il momento è tutto, l'appuntamento è a domenica. Mi raccomando, attivate le sveglie, volate su Instagram e attivate i countdown, se no segnatevelo. Un bacione, never give up e a presto, ciao!